Allora, diamo il benvenuto al direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. Io con lei inizierei dall'impressione che le ha fatto l'intervento di Renzi ieri alla direzione. Che momento è per Matteo Renzi e che momento è per il PD? Ma è un buon momento per lui perché, appunto, a parte l'ennesimo sfarinarsi della sua posizione interna, insomma, le notizie dall'economia e dal paese reale dopo tanti mesi segnalano un timidissimo ottimismo che lui poi è abilissimo ad amplificare in una specie di boom economico senza eguali nella storia e negli altri paesi. Però effettivamente, insomma, aiutato dalla congiuntura internazionale e anche da alcune mosse del suo governo, le cose stanno andando un po' meglio e quindi c'era un surplus di iattanza nel suo discorso che poteva essere anche giustificato. Ha parlato anche di alcuni temi come quello dell'immigrazione, come quelli della semplificazione, come l'aspetto psicologico, no? Che ha sottolineato dare sicurezza e fiducia ai consumatori per indurli a tornare a spendere, a tirar fuori le riserve che ci sono, erano anche apprezzabili. La tragedia è che appena è entrato nel tema del giorno, cioè della riforma costituzionale, c'è stato un crollo proprio verticale che denota un analfabetismo istituzionale e costituzionale che fa impressione, perché stiamo parlando della nostra Costituzione comunque, non allora, della riforma. Ecco, ora le porrei la questione da due punti di vista, quello suo e quello dell'opposizione. Partiamo dal suo. Lei dice analfabetismo costituzionale e perché? Su quali questioni? C'è stato anche uno scontro forte con il Presidente del Senato? Questo è un bel tema. Il Presidente del Consiglio non può dare ordini al Presidente del Senato. Il Presidente del Consiglio è espressione del Parlamento e quindi sta sotto il Parlamento. Il Presidente del Senato sta sopra, non a caso è la seconda carica dello Stato. Se uno che sta sotto dà gli ordini a chi sta sopra non funziona e c'è stata una grave intimidazione, non tanto quella gaffe che ha detto convocheremo le Camere, poi voleva dire i gruppi. No, è quando lui ha detto quello che non può fare il Presidente del Senato, e cioè riaprire la discussione su un comma della legge Boschi che riforma il Senato. Sappiamo che invece Grasso non solo lo può, ma lo deve fare, perché la Costituzione dice che le leggi costituzionali devono seguire una procedura ordinaria, normale, quindi è sempre possibile rivotarle fino a quando non c'è l'entrata in vigore, e soprattutto perché ci sono dei precedenti che riguardano un altro presidente di un altro ramo del Parlamento, che tra l'altro si chiama Giorgio Napolitano, che nel 1993 rimise ai voti una legge costituzionale che era già stata votata due volte dalla Camera e dal Senato. Direttore, quindi perché l'analfabetismo è sia nel merito sia nel metodo. Perché non puoi così importante dare ordine al Presidente del Senato? Perché è così importante per Matteo Renzi questa riforma del Senato? Beh, vogliamo dirla in maniera alla francese, perché deve dimostrare di averlo più lungo dei suoi oppositori. Il merito è una schifezza riconosciuta come tale da tutti i costituzionalisti migliori e da tutte le persone che hanno voglia di leggerla. La sostanza è che c'erano due strade: cambiare i poteri del Senato, oppure, e mantenendolo comunque come un organo costituzionale degno di questo nome, oppure abolire il Senato. Cambiare i poteri del Senato sono tutti d'accordo, lo potrebbero fare domani mattina. Togliere quasi tutti i poteri, trasformarlo, come ha detto Ainis, in una cameretta dove si va a lavorare gratis perché il tuo lavoro è inutile e in più quel lavoro lo fanno delle persone che sono elette per fare un altro mestiere, cioè i consiglieri regionali, e non si capisce perché dalla regione a Roma devono essere pure investiti dell'immunità parlamentare. Ecco, questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Se il Senato non conta più niente, tanto varrebbe abolirlo. Fatto non si sta. Capisce perché lo tengano in piedi per non fargli fare nulla, se non per distribuire posti. Fatto sta, direttore, che alla fine lei ha capito qual è la mediazione che stanno raggiungendo?
Beh, ho proprio appena adesso finito di scrivere il mio pezzo, perché dopo aver ascoltato vari aruspici, no, che sono poi quelli che devono interpretare il sanscrito, l'esperanto di questi signori, noi sappiamo che c'è un accordo, ma non si capisce su cosa abbiano fatto l'accordo, perché non c'è un testo scritto. E quindi dobbiamo indovinare da alcune parole. Le parole sono designazione, perché parlare di elezione è assolutamente vietato. Che il popolo possa scegliersi i senatori è da evitare, proprio come la peste bubbonica, mandarci a votare il Senato, per carità. Quindi si parla di designazione e poi di ratifica dei consigli regionali. E qui parte il casino. Noi avevamo il bicameralismo perfetto, non ci piaceva, adesso abbiamo il bicameralismo incasinato e questo ci piacerà tantissimo, immagino. La regola è famolo strano, questa è la regola, per cui noi voteremo alle regioni una lista, facciamo il caso che io voti per il mio partito, no? Io vado a votare il mio partito e ho la lista di quelli che vogliono fare i consiglieri regionali per il mio partito. Io voto quella lista, metto le preferenze e poi c'è un altro listino a fianco che è quello di coloro che vogliono fare sia i consiglieri regionali sia i senatori, e lì devo pure indicare chi saranno. Dopodiché questi vanno in consiglio regionale, alcuni solo in veste di consiglieri, altri come consiglieri e senatori, e poi la regione deve decidere chi tra loro va al Parlamento, va al Senato. Allora, perché non sembra semplicissimo. Un'equilibrio totale. Direttore, è meglio il bicameralismo perfetto di quello incasinato, no? Adesso presenterò anche un suo collega con il quale più tardi affronteremo tutti questi temi. Ecco, Maurizio Belpietro, buonasera, benvenuto. Buonasera. E più tardi affronteremo tutti questi temi. Però c'è una cosa che bisogna dire, per farla semplice, Renzi ha vinto di nuovo ieri e la minoranza ha perso, o no? Ma certo, se la partita fosse fra Renzi e la minoranza, vincerebbe sempre lui a tavolino, è inutile che giochino le partite, visti i giocatori in campo, vince sempre lui. Il problema è che questa non è una partita fra lui e le opposizioni, questa è una partita fra lui e noi cittadini. Noi cittadini avremmo il diritto, credo, di eleggere i senatori. Lui vuole sceglierseli da solo, penso che se vince la sua proposta di bicameralismo incasinato, chi perde non è la minoranza del PD, di cui non frega niente a nessuno, siamo noi cittadini che, come dice un sondaggio di Pagnoncelli, al 73% vorremmo continuare o ricominciare, meglio, a eleggerci i senatori che vanno lì e fanno le leggi. Allora, grazie Travaglio, non solo la politica ma anche l'economia.